Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto un road movie, direi molto sottovalutato, ma molto divertente, ironico e anche avventuroso. Titolo Il Bestione con Giancarlo Giannini e Michel Constantin, uscito nel settembre 1974 e diretto da Sergio Corbucci. Giannini è il siciliano Nino Patrovita e Constantin il lombardo Sandro Colautti, due camionisti che lavorano per la stessa ditta di trasporti. I due non si conoscono e si trovano a lavorare assieme a bordo dello stesso tir, un Fiat 682. Lo dico per gli appassionati di motori d'epoca, e inizialmente non si trovano per niente bene tra di loro, diversi di carattere, Patrovita eloquace e spavaldo, Colautti taciturno e riservato. Corbucci e gli sceneggiatori, Donati e Vincenzoni, regalano subito momenti esilaranti con i dialoghi dei due durante il viaggio e quando due non vanno d'accordo, dividere la cabina di guida fino a Varsavia può essere un problema, ma offre parecchi spunti divertenti. Quindi, con questa prima avventura nell'Europa dell'Est, i due protagonisti prendono confidenza e successivamente faranno società assieme, aprendo la loro ditta e comprando un Fiat 691. Con tutti i problemi del caso, cioè trovare i primi clienti per riuscire a pagare le rate del camion, clienti che poi verranno rubati alla loro stessa ex ditta, e si metterà di mezzo anche la camorra. Che dire di questo film? Per me è un vero capolavoro, siamo quasi da premio Oscar, per i miei gusti dovrebbero dare a tutti la statuetta, e il fatto che questo film non sia stato ancora pubblicato in DVD è una cosa incomprensibile. Corbucci riesce a raccontare in modo divertente e ironico la vita dei camionisti, una vita da zingari, una vita a metà, come dice la canzone d'apertura, anche quella veramente bella dei fratelli De Angelis. Il merito di Corbucci è che trasforma il semplice mestiere di camionista in una vera e propria avventura, un mestiere pesante ma anche divertente, sempre in viaggio per tutta Europa, anche con dei luoghi comuni, se vogliamo, ma ben inseriti, come le mangiate in trattoria, le scopate post abbuffata. C'è Gabriella Giorgelli a fare da cameriera sexy, ma anche Dalila Di Lazzaro, amante polacca che li aspetta a Varsavia. Poi secondo me è da sottolineare come il film evidenzia la voglia dei protagonisti di mettersi in proprio per non finire da schiavi con due lire di pensione. E quando i due aprono la loro ditta, nel secondo tempo, il film diventa anche più divertente, con diversi incidenti a sorpresa durante i loro viaggi. Bellissimo poi il finale, al Cardiopalma, non vi dico il motivo, se non avete visto il film, Corbucci riesce a mettere anche un pizzico d'azione, con una bella scena di suspense, fatta molto bene. Per quanto riguarda gli attori, Giannini e Constantin funzionano bene assieme, rozzi al punto giusto, ma senza essere troppo volgari. E la coppia è nata per caso, non a tavolino, e questo dimostra che Corbucci era molto bravo a dirigere diverse coppie d'attori, come è successo in altri suoi film, e a quanto riporta Wikipedia, anche se senza fonte, gli attori dovevano essere Celentano e Bud Spencer, poi addirittura Mastroianni e Gassman, ma secondo me Giannini e Constantin sono stati la scelta migliore. Quindi un road movie divertentissimo, ma come ho già detto, praticamente introvabile, non c'è il DVD. Forse ci sono delle VHS usate, ancora disponibili, e passa raramente su 7 Gold e ultimamente anche su Rete 4. Male che vada, lo trovate probabilmente qua, sul tubo, anche se la qualità non sarà fantastica, merita comunque la visione. Forse per me lo pubblicherei in Blu-ray, ma penso che non accadrà mai. Quindi per questa volta è tutto, film consigliatissimo, se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!